Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata del Miglior Intorni Show. Oggi vi andiamo a parlare di un'altra squadra leggendaria, un'altra squadra che rappresenta appieno una comunità del Medio Oriente, del mondo islamico, questa veramente del Medio Oriente, ossia la Palestina. Per chi non lo sapesse, questa storia sarà molto interessante proprio perché ci permetterà di far luce su questo fatto. Ci sono moltissimi arabi, in particolare palestinesi in questo caso, che sono emigrati insieme agli italiani, insieme a tutti gli altri, dal 1900 al 1930 in Cile. Infatti la comunità palestinese è una delle più grandi e la storia di questa squadra ci permetterà proprio di capire appieno quanto sia radicata nel paese e appieno quanto sia radicata anche nel cuore e nella testa di chi è palestinese, segue la causa magari, ma non è in Cile. Partiamo subito. Come detto, il club nasce, anzi, non ve l'ho detto, il club nasce nel 1920 proprio in virtù di un incredibile arrivo, cioè un arrivo sempre maggiore di cittadini palestinesi, cristiani per la stragrande maggior parte. Si calcola che il 95% di quelli che vennero in quegli anni fossero cristiani e che si trasferì proprio in seguito alla guerra che la Turchia, la guerra di Crimea, dove la Turchia aveva ruolato, la Turchia, dove l'impero ottomano aveva ruolato moltissimi cittadini. Appunto palestinesi, in questo caso cristiani, che infatti per buona parte avevano deciso di scappare e di andare a imbarcarsi e arrivare fino in Cile. Questo è anche il motivo per il quale moltissimi all'inizio non vennero identificati come palestinesi ma come turchi, proprio perché l'impero all'epoca la Palestina era sotto l'impero ottomano e quindi non ci poteva essere. Tra l'altro questa migrazione è particolarmente interessante perché diciamo che tutta quell'area geografica chiamata dello Scemi rivolse non le proprie mire perché sembra che lo voglia conquistare, rivolse i propri pensieri al Sud America. Infatti moltissimi libanesi, siriani, eccetera, sono immigrati proprio in queste parti. Ma torniamo a noi. Fondarono il Palestino che a tutti gli effetti serviva per rappresentare la comunità palestinese in Cile. Inizialmente ci riuscì senza troppi complimenti, ma neanche senza troppi successi, onestamente. Vinse due coppe nazionali, vinse anche due campionati, però non brillò mai troppo, onestamente, a livello competitivo, molto più come cuore. La faccenda iniziò a cambiare nel 2003, perché nel 2003 il club è in un momento finanziario pessimo, veramente rischia di fallire. E quindi decide di scrivere all'autorità che in quel momento rappresenta la Palestina a tutti gli effetti, ossia Yasser Arafat. Yasser Arafat, la legge, si commuove, ma lo dico io, di sicuro viene molto colpito, e a quel punto decide ufficialmente proprio di dichiarare che quella è la squadra che rappresenta la Palestina all'esterno del territorio palestinese. E questo naturalmente già suscita molto interesse, oltre che a delle donazioni, perché il club viene sponsorizzato dalla Banca Nazionale Palestinese. Penso che sia l'unico caso, in realtà, perché non ne vedrei altri motivi, diciamo. Fatto sta che questo gli ha permesso anche di diventare sempre più famoso. Adesso è di fatto l'unica squadra, penso, in Cile, o comunque una delle poche, che viene seguita e trasmessa anche da Al Jazeera, proprio perché viene considerata dai palestinesi che vivono in Palestina, chi può naturalmente permettersi di conoscere questa squadra, come proprio la loro rappresentanza, e questo l'ha resa molto più interessante anche da un punto di vista internazionale. Nel 2014, però, fanno proprio il colpo, fra virgolette, cioè può essere inteso come colpo o come no, dipende da che parte siete. Noi diciamo chiaramente Palestina tutta la vita, eccetera, poi siamo imparziali e tutto, però questa non ci può che fare piacere e bisogna essere onesti tre volte. Nel 2014 il club porta la maglia che ha fatto la storia, cioè che tutt'oggi infatti non è più disponibile, ossia una maglia nella quale il numero 1
e sostituito dalla figura della Palestina storica, che per chi non lo sapesse è la Palestina tutta, fra virgolette, quella che dice, sia quella che gli israeliani dicono è Israele, sia quella che i palestinesi dicono Israele, è Palestina, se dicono, abbiamo fatto un po' di confusione. E quindi naturalmente è una presa di posizione fortissima, che infatti gli ha costato anche tutta una serie di lamentele, di polemiche, hanno dovuto ritirare, ma ha fatto sì che il club venisse davvero conosciuto nel resto del mondo, e non solo come un qualcosa di mezzo leggendario che si tocca, non si tocca, c'è, non c'è, ma con come qualcosa di vero, di effettivo, e che ci ha messo effettivamente la faccia tutto per la Palestina. E tra l'altro molti dei giocatori, non molti, però qualcuno dei giocatori cileni del palestino poi ha anche deciso di giocare proprio per la Palestina. Quindi questo andando ad andare a cementificare ancora di più i rapporti, tanto che Mahmoud Abbas ha visitato addirittura proprio la sede del club, tra l'altro con molta gioia e molta soddisfazione. Vi dico anche, diciamo, queste altre due curiosità. Una riguarda le rivalità che ha questo club, perché non è l'unica comunità, l'unica squadra di una comunità. Scusate, mi sono dimenticato. Questa è una squadra di Santiago de Chile, quindi della capitale. A Santiago de Chile ci sono anche altre comunità, quindi c'è il classico Las Colonias, che è una. Sono tutte le partite che ci sono appunto fra Palestino contro o Unione Spagnola, che appunto è la comunità degli spagnoli in Cile, oppure contro Audax Italiano, che è infatti la comunità degli italiani emigrati appunto in Cile, che è molto particolare. E poi vi dico una cosa, che questa è proprio per chi ha la Palestina nel cuore, quindi appena sente il suo nome si commuove, eccetera. A me questa infatti mi è piaciuta assai. Hanno lanciato un'iniziativa, praticamente devono rifare lo stadio e hanno scelto di fare questo, di mettere non la terra che trovavano appunto in Cile, ma di prendere e diciamo dividere il campo in tante piccole zolle in base a da dove venivano questi migranti appunto dalla Palestina, e mettere in ognuna di queste zolle proprio un terreno, non so, di Betlemme, il terreno di Gerusalemme, in maniera tale da ricreare metaforicamente nello stadio e nel campo proprio la Palestina divisa in tutti i suoi pezzi, ma finalmente riunita a 15.000 km di distanza. Che sangue le ravelli, una cretinata, no? Perché tu vuoi anche prendere la terra del Cile, non è che capisci, ah sì, questa è terra palestinese, però sono quelle cretinate simboliche che a me piacciono un sacco e che secondo me sono anche molto utili per poter dare il proprio impatto con poco e facendo qualcosa di estremamente rappresentativo. Fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate, se sapevate già anche dell'esistenza di questa squadra, che non è scontato. Fatemi sapere tutto quello che volete, no? Ormai non c'ho più fantasia, fatemi sapere qua di là. Veramente mi interessa, non è che dico, eh. E noi ci vediamo domani. Domani ci dovrebbe essere una rivalità particolarmente importante, ossia quella fra il Raja di Casablanca e il Wydad di Casablanca, le due squadre marocchine più titolate, le due squadre marocchine più forti e quelle che ogni anno infiammano Casablanca di verde o di rosso in base alla vittoria. E niente, ci vediamo alla prossima. Speriamo di qua di là che vi sia piaciuto. Piripipiripo. Tan 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 tan. Ah, e seguiteci su Instagram, Facebook e sul nostro sito, e metteteci anche follow su YouTube e ovunque noi siamo, celebrateci, adorateci. No, abbiamo che scherzo, però basta che se siete interessati fatecelo sapere e teniamoci in contatto, diciamo così. Alla prossima.